All'interno della Cattedrale Santa Maria Assunta di Fano si è tenuto questa mattina l'appuntamento del precetto pasquale interforze, a cui hanno partecipato tutte le forze armate e forze di polizia operanti nel nostro territorio. Un momento di grande valore simbolico che testimonia l'unione e la coesione delle forze dell'ordine che operano al servizio del paese. A officiare per la prima volta questa celebrazione, che precede la Santa Pasqua, il vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagli-Pergola, Andrea Andreozzi, insieme al cappellano militare del 28° Reggimento Pavia, Don Alberto Vivenzio. Ci ha permesso di vivere insieme un momento di ascolto, di condivisione e di comunione fraterna. Credo che questa giornata ci aiuti a preparare bene la Pasqua, ma soprattutto a ritrovare dalla Pasqua in ognuno di noi una sorgente di spiritualità, ma anche di coraggio, di speranza e di forza per portare avanti la missione che la vita ci assegna, una missione che ci aiuta a parlare o che ci chiede di parlare di pace, di amore, ci chiede di riconoscere in ogni persona la dignità dei figli di Dio. Ecco, questa occasione oggi è stata preziosa proprio per ridare fiducia ad ognuno e per sostenerci gli uni gli altri nell'amicizia, nella preghiera e nella invocazione rivolta verso il cielo, verso l'alto, verso Dio. Oggi ci siamo incontrati con le forze di sicurezza, istituzioni, intorno insieme con il Vescovo di Fano per celebrare quello che una volta era chiamato il precetto pasquale, perché almeno è un momento in cui ci si incontra, si vive insieme una preparazione più intensa per la festa della Pasqua. L'abbiamo fatto insieme al Vescovo, perché è il pastore di questa diocesi, e poi per lui in particolar modo con Monsignor Andreozzi è anche la prima volta che lo fa. Il significato vero di questo appuntamento è quello di prepararsi per la festa della Pasqua. Questo è il significato vero. Come dicevo all'inizio della celebrazione, insieme al Vescovo, lui ci guida a vivere bene il mistero pasquale, il mistero della Pasqua di Cristo.